Comincia un altro segmento, quello dedicato agli sbandieratori, che porterà poi a quello successivo, che ci porterà invece dal Rinascimento al Barocco. Questa per è una Torino... continuazione di quanto accadde alla cerimonia di chiusura di Salt Lake City 2002. In quell'occasione Torino 2006 ebbe la possibilità di 7 minuti tutti per sé con gli sbandieratori. Si formò una sorta di nazionale, rieccola. Infatti per Torino 2006 la Federazione Nazionale Sbandieratori ha voluto radunare in un'unica grande squadra 100 sbandieratori, 48 musici di accompagnamento che provengono praticamente da tutta Italia. L'Italia dei comuni, l'Italia medievale, l'Italia del 2006. È un'esibizione che vuole ripercorrere le tecniche dell'arte della bandiera attraverso i tempi, dalla semplicità del Medioevo alla ricchezza del Rinascimento, fino a giungere al virtuosismo, ma anche agli estremi del Barocco. Ovviamente da una parte ci sono gli sbandieratori di tutte le parti d'Italia, da quella parte alla destra nostra ci sono quelli delle Olimpiadi con le bandiere olimpiche Torino 2006. Sotto il portale da cui... Sotto il portale con i cerchi. Da dove sono entrati gli atleti. Che sono inquadrati in questo momento. Intanto, mentre seguiamo questo segmento riservato agli sbandieratori, vorrei chiedere a Bragagna e a Garimberti un'impressione sull'impatto della nostra squadra con lo stadio olimpico. Cominci tu, Frank? Vado io. Vai. Intanto io sono effettivamente convinto che non fossero previsti tutti quei minuti dedicati alla squadra italiana, alla delegazione italiana. Sicuramente qualcosina di più è stato dato perché in precedenza erano andati troppo forte e l'impressione è che non